Bene, se ho fatto, ce l'ho fatta. Scopri un'altra 5 minuti se ce l'ho fatta. Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live. Sì, ci siamo, ce l'ho fatta. Chiedo scusa, sembra strano quello che sto dicendo, ma avevo settato tutto OBS per fare la live su Twitch. Perché hashtag professionalità sempre e comunque, per fortuna c'è Vittorio che compensa la mia stupidità di oggi. Buonasera Fidati, certo. a tutti. Allora, io in realtà vorrei parlare dell'argomento di oggi, però esordirò questa live, come dicevamo prima Vittorio, e devo lamentarmi di una pugnalata alle spalle che mi ha tirato ieri, perché io ero moribondo, disteso sul divano, quando non sai cosa fare e dici, vabbè, dai, apriamo YouTube, guardiamoci i contenuti di YouTube, vedi che c'è stata una live di Vittorio, di Lucio, apro la live per vedermela in differita. Ah, io solo ripeto, moribondo, che cerco di rilassarmi una certa dissing Aaron in 93 che si lamenta di One Piece quando ha contenuti tutte le settimane. Ma io ti meno, capito? Pure, noi stiamo a sopravvivere da 12 anni senza niente. Commentatori di manga, voi avete la via dorata, il sentiero dorato di Dune davanti. Noi viviamo di morte. Sì, ma se tanto quello che esce è brutto, che comunque rimane brutto, cioè. È che se tanto allora va bene. Cioè, a voi esce poco, ma quel poco che esce è pazzesco, scusa. No, Quel poco che esce non esce. dai, la serie TV è bella, Ma dai. la serie TV è un'altra cosa. Tra l'altro, non abbiamo detto che non abbiamo dissato chi c'è. Cioè, io ho detto, sono fortunati quelli che fanno sta cosa, hanno il capitolo a settimana. Non sanno che cosa. Cioè, oddio, quelli di Hunter x Hunter lo sanno. Non sanno che cosa significa aspettare 12 anni per vedere una cosa nuova. Porca Lì ti miseria. dico, ogni volta che si dice il numeretto da quanto si aspetta è sempre un panico. Poi, tra l'altro, quando hai detto che sono quasi 10 anni che avevamo il canale, stiamo ancora aspettando il nuovo libro di Martin, ho detto, aiuto, è vero, il tempo passa per tutti, non solo per me. Noi Porca abbiamo miseria. aperto il canale a ottobre del 2014, che era uscito da un anno, se non mi ricordo male, o era quell'anno stesso, no, forse un anno, l'ultimo libro in Italia che compone La Danza dei Draghi, visto che in Italia c'era questa bellissima usanza di dividere in due più libri il singolo libro di Martin. E aprimmo con quella distanza di anni, perché erano passati 3 anni in realtà dalla pubblicazione in America di A Dance with Dragons, con la convinzione che 3-4 anni sarebbe uscito il nuovo libro, perché l'ultima grande attesa era stata di circa 6-7 anni. Non è vero. Non è vero. Sono passati 14 anni. Tantissimo, tantissimo. Cioè, pensare che io appunto avevo iniziato a recuperarlo, tra l'altro, dopo, cioè all'università, ho iniziato a recuperarmi i libri. Cioè, pensare che mi. Sì, l'ho cominciato all'università nel 2012. È stato proprio aiuto. Cioè, tantissimo tempo, tantissimo tempo. Vabbè, Non troppo. troppo tempo, no, su Quindi quello siete sono d'accordo. fortunelli voi. Almeno potete parlare sempre di qualcosa di nuovo. Poi, che quel qualcosa può essere problematico, non lo metto in dubbio, però qualcosa di nuovo. Ah, quello sì, per carità. Poi ci sono tante dichiarazioni esterne, tra cui quella che vorrei discutere con te questa sera. E volevo coinvolgervela in chat, però sono troppi caratteri, quindi ve la leggo e basta. E questa è una dichiarazione che ha fatto un regista dell'anime di One Piece. Siccome sono una persona orribile, non mi sono segnato il nome del regista perché sono stupido. Tra l'altro, questa dichiarazione arriva a inizio febbraio, ma per problemi di natura tecnica la live non sono riuscito a farla prima. Quindi magari l'avete già vista questa dichiarazione in giro, ma insomma io nel dubbio ve la rileggo. Ora, ogni singolo frutto del diavolo rappresenta una potenziale evoluzione della specie umana che qualcuno ha desiderato. Se solo potessi fare questo, se solo potessi fare quello. I poteri sono il futuro dell'umanità nelle sue molteplici forme, di conseguenza questo stato innaturale esiste con la pena di essere odiato dalla madre della natura, ossia l'oceano. Alla fine non c'è nemmeno bisogno di dibattere se esista o meno un dio. In pratica, Nika non è mai esistito come entità reale, ma solo come credenza e quindi frutto del diavolo. E dovrebbe valere per qualsiasi mitologico. Il frutto Buddha esiste perché anche in One Piece c'è chi professa quella religione, non perché in passato è davvero esistito un Buddha adorato in natura. Ora, io ho questa dichiarazione che, come sempre, no, io parto da roba che non vuol dire un cavolo, sulla carta poi ci faccio mille. Ragionamenti sopra io, perché tu dici ogni settimana avete sì, però comunque uno già deve pensare alle cose, non è che te le mette in bocca l'autore, Ci continua a mancherebbe scrivere altro. maledetti te e Lucio che la prendete con noi. Il punto è Facciamo la che class action adesso. Tutti quanti esatto. creator del Trono di Spade,
di Hunter x Hunter, di Berserk, tutti insieme. Sì, 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 sì. Lo chiamiamo il Vittorio Gate, se vuoi. Cioè, diamo questo nome. Ah, quindi sono arrivato a quel punto della mia vita YouTube in cui possono intitolarmi un Gate. Sì. Bello. Dai, beh, scusa, dopo quasi 10 anni di canale. Quando se no. Cavolate a parte. È un argomento che spesso si cerca di... Cioè, fa riflettere spesso i fan dell'opera, però poi mancano a tutti noi fan tendenzialmente le competenze e conoscenze per fare delle riflessioni sensate. Cioè, per esempio, è un argomento che da sempre a me piacerebbe trattare, ma come ho detto anche a Vittorio quando l'ho chiesto di venire in live, non so niente dell'argomento. Quindi, cioè, io posso anche far partire la live e parlo a caso di cose, però sto parlando veramente a caso. Per cui quello che mi piacerebbe parlare con te è che invece che mitologia te ne intendi a pacchi, quantomeno così dice il titolo del tuo canale, puoi disconfermare sempre nel dubbio. Io so di non sapere buona parte della mitologia del mondo, quello che so spero di saperlo decentemente. Beh, è sempre un ottimo punto di partenza. Comunque qua sul mio canale c'è scritto opinionista fallito se leggi sopra nella grafichetta, quindi... lo so. Siamo in sintonia. È tutto, no, bellissimo. Il discorso è proprio, no? Parlare del concetto che Oda inserisce, quindi di credo e di religione, all'interno dell'opera dal punto di vista dei personaggi, più che magari di quella che è la visione di un giapponese medio. Perché per appunto ci sono persone credenti in One Piece, i frutti del diavolo nascono come rappresentazione di visioni ideologiche, però anche prendendo le parole dell'animatore, no? Che non è Oda, è un animatore, però insomma magari... Dovrebbe essere... Nozomu Shishido, forse. Cosa? Solo che non riesco a trovare il nome, perché trovo varie fonti. Ah, l'animatore dice questa cosa, però qui dice che è il regista dell'episodio 1100 che forse ha detto questa cosa. Può però essere. Non sono sicuro. Beh, più o meno è uscito in quei giorni, quindi potrebbe essere. Però il punto è proprio questo, c'è il rapporto che c'è all'interno dell'opera tra personaggi e religione, tra personaggi e credo, tra personaggi e divinità. Anche perché poi, ripeto, li chiamano frutti mitologici, però... Cioè, nella mia testa il discorso non è così semplice, perché bisogna definire che cos'è la mitologia, che cos'è la religione, che cos'è un credo, tutta roba che non so definire. Quindi parliamone con te. Da dove si può partire per questo discorso che è molto complicato? Da quell'immagine. Ok, ah, ce l'ho pronta, la metto. Allora, io rispondo un attimo a DDD1234. Ci arriviamo a sto discorso del Buddha che era un uomo, perché partiamo da qui. Allora, per chi non lo sapesse in live, mi sono preso l'appunto perché il nome del luogo in cui c'è questa pittura rupestre è francese. Questa è la pittura rupestre dello stregone, si chiama proprio così, ritrovata nella caverna nota come Il Santuario a Trois-Frères ad Ariège in Francia. È una delle più antiche pitture rupestri che abbiamo ed è probabilmente la prima pittura rupestre, la prima pittura rappresentazione in generale di Dio, di un Dio. Ah, wow! Da lui si specula, per quanto è ovvio e impossibile saperlo, dovrebbe essere disceso il concetto di Dio cornuto, quindi Kernunnos, Pan, tutte quelle divinità che presentano attributi semibestiali come zampe da capra e corna varie ed eventuali, che dominano poi in vari pantheon. Questo lo stregone però è più complesso, perché non è solo la prima raffigurazione di Dio. Molti antropologi ritengono invece che sia la rappresentazione di uno sciamano che compie un rito, e questo rito è la teriamorfizzazione. Lui è un esempio di uomo teriomorfo, ovvero dalla forma di bestia. Il contatto col divino, secondo l'idea di queste teorie, avviene quando l'uomo fa proprie alcune caratteristiche del bestiale, del mondo della natura, che è visto come un qualcosa di separato e trascendente. Raggiungere un livello più simile agli altri animali ti porta a diventare più simile a Dio, e quindi lo sciamano indossa, e c'è tutta un'analisi che potete recuperare su internet, io al momento non ho la memoria per farla, devo dirlo francamente, non mi ricordo quale singola parte di sto disegno rappresenta ogni singolo animale, però in teoria questo sciamano veste vari pezzi di animali. E il pipo anche, che si può vedere fra le sue gambe, non è l'apparato genitale suo, ma è comunque strappato a qualche animale
E lo sciamano veste una tuta, un mantello, un vestito da bestia, in modo che trascende il confine fra l'umano e l'animale. Parliamo di una roba vecchia di qualche decina di migliaia di anni a livello di culto, non 3000 anni prima di Cristo. Qui parliamo di origine veramente dell'uomo come specie. Di cui non sapevo, per esempio, niente. Quindi, quando mi ha mandato l'immagine, ho detto, ah, vabbè, ok. La metto in là, ma... Se volete approfondire, se vuoi approfondire, il libro in cui c'è una disamina un po' di parte, perché parla del suo percorso soggettivo dal punto di vista della fede, un autore islamico, Reza Aslan, il libro si chiama Dio, una storia umana. Cioè, oggi sono venuto studiato alla live, rendiamoci conto. Ma è tipo definibile una chimera? Non proprio, perché è proprio tutto un concetto diverso. La chimera, di solito i mostri chimerici sono associazioni di vari animali che stanno a simboleggiare alcune caratteristiche di un evento naturale, tipo una chimera rappresenta un'eruzione vulcanica. Qui siamo un attimino diversi, in un altro ambito, però mi sembra molto simile all'ambito di One Piece. Cioè, sì, proprio lui. Ti ho proprio incollato in chat, stavo prima. Allora, è complicato. Non voglio neanche stare a parlare troppo tempo, non voglio monopolizzare tutto quanto. Però, sei l'ospite, cioè, il palco capito, è tuo. Però non mi sembra neanche corretto. Molto, molto in breve, se i frutti del diavolo sono tutti dei, perché sono tutte rappresentazioni possibili di un'evoluzione umana nate dall'immaginario collettivo umano, lo stregone come pittura rupestre è proprio questo. È la rappresentazione dell'atto sciamanico di avvicinarsi alle bestie per arrivare a un qualcosa di superiore. Ed è una cosa che l'essere umano fa sempre. Sì, anche il licantropo, l'ulfetnar o il berserker, persone che vestivano pelli di animali per diventare più simili a quell'animale, quindi invasarsi in uno spirito che trascendesse il mondo mortale, sono derive della stessa pratica religiosa, probabilmente. In One Piece ci vedo molto il fatto che i frutti base sono tutte quante caratteristiche che un essere umano vorrebbe prendere dagli animali, quindi parti dal Zoan base. Mi trasformi in quell'animale e c'è la forma ibrida, ovvero la forma dello stregone che veste la pelle dell'animale di turno, una giraffa, un giaguaro, un lupo, un alce, quello che volete, anche se, vabbè, ho sbagliato, perché l'alce non è l'unico umano che ha il frutto umano, però per l'appunto si va a salire poi di livello, ovvero il frutto mitologico non è più l'uomo che cerca di imitare l'animale, c'è il grado dell'animale mitologico, quindi la fenice, per esempio. Sì. Però poi oltre c'è Buddha, oltre c'è Nika. E cos'è un dio dal punto di vista puramente antropologico, un dio o un eroe della mitologia? È un essere umano che ha fatto un qualcosa di così memorabile nella sua vita che a furia di raccontarla ha trasceso. Molti dei del mito cinese, per esempio, prendiamo Erlang Shen, che è quello che riesce a rivaleggiare con Sun Wukong nel mito, in realtà è semplicemente un povero tizio che ebbe abbastanza conoscenza tecnica per costruire una diga. Basta. Nell'immaginario è un tizio che ha sconfitto il drago che scatenava le acque del fiume. Ha semplicemente costruito la chiusa di una diga. E quindi si lega bene questo concetto con One Piece, con i frutti del diavolo, perché sembra proprio come per davvero tu la coscienza collettiva delle persone ha sviluppato il pensiero del e se io fossi come un'arpia, fossi come un uccello, fossi come una yukionna, fossi come un toro, un minotauro, un buddha, una fenice,
hanno sviluppato poi Frutti del Diavolo, in cui gli esseri umani inconsapevolmente vestono il potere cercando di raggiungere quello che il frutto rappresenta al suo massimo potenziale, raggiungendo magari poi anche il risveglio del frutto, qualsiasi cosa significhi il risveglio del frutto. Lo sapremo tra quando uscirà il nuovo libro di Martin. Ormai. Però cioè, allora, questa cosa che hai detto, per esempio, fa capire magari per un Nika, no? Cioè, Tizio ha quel potere, poi fa delle meditazioni che diventano leggendarie, si tramandano nel corso dei secoli, quindi poi si crea il culto di Nika in alcuni popoli, quindi ok. Ma magari invece per frutto tipo quello del Buddha di Sengoku, faccio per dire, anche lì, secondo te, perché poi ci c'è da trovare un po' un confine tra quella che è l'ispirazione dell'autore e il concreto mondo narrativo dell'autore. Così come a Wano Kuni ci sono i dinosauri che fanno roba che i dinosauri non potevano fare in natura, e li fanno perché sì, perché la persona pensava che il dinosauro lo potesse fare, che poi è una scusa dell'autore per fare quello che gli pare. Però, cioè, dobbiamo far finta che questa cosa non sussista, capito? Però trovare l'equilibrio è difficile. Nel caso di frutti come il Buddha, come la Fenice, cioè, si sono creati... Cioè, perché li hanno classificati come mitologici? Perché a monte c'era un'ispirazione o quella lì, quella nomenclatura, secondo te, si fa nel tempo? Cioè, a livello proprio, volendo fare un parallelismo con il nostro mondo, come funzionerebbe da noi? Da noi penso che funzionerebbe con una tradizione che viene ammantata di un rito magico o un rito religioso. Okay. Cioè, per esempio, la Fenice. Capitava questo particolare specie di gru che visitava il delta del Nilo in corrispondenza di l'inizio della stagione calda, della primavera, come le rondini da noi alla fin fine. Il visitare costantemente il delta del Nilo, che poi diventa la sede di un culto legato a morte e rinascita e luce del sole, ha creato il mito che questa gru, l'uccello conosciuto come Bennu in egiziano, portasse con sé l'uovo da cui nasceva il suo figlio, quello moriva e quello nasceva, perché magari il ciclo vitale del Bennu si concludeva deponendo l'uovo, deponeva l'uovo, moriva e finiva lì, e quindi nasceva la generazione successiva che poi intraprendeva lo stesso viaggio migratorio di tutto il resto della sua specie. Da lì invece ci siamo inventati tutto il concetto magari di questo uccello ammantato di fiamme della vita che si immola nel momento della morte, ma con le sue ceneri dà la vita all'uovo, che però è se stesso e quindi si perpetua sempre in una nuova esistenza pur rimanendo uguale. Vai a vedere quello, il funzionamento è un qualcosa di assolutamente naturale, che poi però viene traslato dall'ottica religiosa, perché magari non si riesce a comprendere il fenomeno e allora i tuoni sono gli angeli che giocano a bowling, un vulcano è un dio, una dea che partorisce il fuoco e viene ammazzata, perché c'è questa teoria di Izanami che sia una dea vulcanica, una rappresentazione dei vulcani, meglio. Poi un altro passaggio che sempre appunto nella mia mente contorta si era creato è che, oltre al fatto che personaggi, tra i personaggi protagonisti c'è Zoro che si definisce agnostico, considerando il fatto che se ti mette la suora o il prete di turno sono sempre cattivi della situazione, non sono mai personaggi positivi, mai, a parte Orso che però è prete di Nika, non è un prete a caso. E c'è la figura di Enera Skypiea che si autoproclama divinità e poi è un personaggio infame e le prende malissimo. Può esserci da parte dell'autore, considerando anche il fatto che ti dice che in realtà questi frutti mitologici nascono dai desideri delle persone, che ci sia un po' una volontà dell'autore di dire la religione fa schifo? Cioè, tu la percepisci questa cosa o è un mio bias personale? Può darsi pure che semplicemente non creda, ma rispetti il meccanismo con cui si creano le leggende. Cioè, prendi un Neil Gaiman. In Neil Gaiman gli dei non sono dei, sono potere memetico della mente umana condensato. Quindi dove va una comunità umana si porta la sua personale versione della divinità, e quindi non è strano vedere, almeno nei libri, nella serie è ancora più esagerata, ma nel libro
spoiler, American Gods comunque parliamo, American Gods, sì, compare Odino per tutto il tempo in America, ma nel finale del libro si va un attimo in Scandinavia e lì c'è un altro Odino. Quindi, secondo me è più una questione di rispetto dello storytelling, perché alla fin fine creare una divinità è creare una storia. Se tu passi non so più quanti anni della sua vita Oda scriva, perché penso siano almeno una quarantina d'anni che scrive Oda qua storie. Oddio, no, cioè, ne ha 50, tipo adesso, cioè, un po' di più di 50. Quindi 30 anni che scrive storie. Sarà, sì. Se arrivi... Cioè, One Piece va per i 30, quindi... Che, banalmente, tutta quella faccenda di Joy Boy, no? Tutta quella speculazione di lui che dovrebbe essere andato a recuperare questo libro. Sì, sì, vuol sì. dire che un giapponese si è andato a recuperare un libro in inglese, che non è banale come cosa, per andare a vedere queste storie. Ci è rimasto abbastanza affascinato da metterci vari elementi nel suo manga. Io le immagino come una forma di rispetto per le storie. Magari è completamente ateo, magari sputa in faccia qualsiasi prete trova davanti ai Ichiro Oda, di qualsiasi credo. Dal punto di vista della storia, però, io arrivo a quello. Poi nel privato non lo so, non riesco a immaginarlo da One Piece. Certo, ok. Più che altro, perché ripeto, poi si creano dei cortocircuiti, almeno a me, non capisco se, di nuovo, è un mio bias, se è perché c'è il problema nell'uovo, o se è veramente poi magari un problema di concetto di scrittura. Però se da una parte mi dici... i frutti mitologici, che quindi sono creatori mitologici, divinità, in realtà sono persone che hanno creato con la propria volontà quel potere. Quindi quel dio non esiste, cioè non è che preesiste l'uomo, non so se mi spiego. Allora perché poi esistono concetti come il destino, le profezie? Come si può come conciliano le due cose? Come può esserci un concetto di destino ma non una divinità che ne tira le fila? Il punto cardine di questa cosa è l'autodeterminazione del destino, ovvero quel concetto che è reso molto bene nel mito scandinavo, nella cultura scandinava meglio. Una volta che tu fai la profezia, non puoi più scapparne. È la stessa convinzione delle persone di voler scappare a un qualcosa che ritengono non evitabile, a instradarle maggiormente verso quel cammino. Rufy parte con la migliore motivazione del mondo, cioè lui vuole la libertà, lui vuole essere il re dei pirati, perché il re dei pirati significa essere sia riconosciuto, perché Rufy parte dallo zero con un potere che era una merda perché era soltanto la gomma, ma lui vuole diventare il re dei pirati. Di questa convinzione ne ha fatto tutto il suo mantra, la sua vita. Essere instradato nel cammino di Joy Boy, Nika, quello che è una convinzione che gli hanno cucito il mondo attorno in cui lui si destreggia, ma io non so quanto consapevole sia Rufy stesso di cosa sia Nika e cosa sia Joy Boy. Non sa niente. E quindi lui continua a fare quello che fa, e la rappresentazione di Nika come dio dei cartoni animati è perché Rufy ha sempre fatto il cartone animato in un modo o nell'altro. Tu hai visto Dune 2? Sì. Mi sembra la scenetta di... non mi ricordo il nome del personaggio, con quello che dice: ah, lì sarà il Gaibonido per te. Lì sarà il Gaibonido, Stilgar. Madonna, Stilgar. Che rovina di personaggio, Stilgar. Che errore. Io l'ho trovato divertentissimo nel film. Nel libro è il ragionamento che fai tu. Cioè, Stilgar è incredibilmente... non ateo, ma... materiale, cioè lui non crede veramente nell'Isanal Gaib, sa però che ne ha bisogno perché il suo popolo è cresciuto con quella leggenda. Nel film è patetico. Mi ha fatto meglio ridere Isanal Gaib, ma io non sono l'Isanal Gaib, ma è umile come l'Isanal Gaib. Io l'ho adorato, te lo dico, sappilo. Io e Lucio continuiamo a scherzarci, a guardare il film. Il cinema ci ha odiato, quelli che stavano al cinema ci hanno odiato. Poi, allora, cioè, anch'io lo ripeto perché mi fa ridere. Cioè, nel senso, quindi, anche a me capita spesso, mi giro a pranzo, Lisa al Gaib, è umile,
come dicono le scritture, queste stronzate le dico io, fa ridere, però vabbè, ripeto, mi ha fatto ridere. Però un po' a quel punto potrebbe essere quello, cioè le persone che lo circondano sono così improntante che lui è quello e quindi deve fare quello, che poi fanno il possibile affinché faccia quello. Sì, cioè lì a quel punto è l'incoscienza del singolo che si ritrova a doversi destreggiare in un mondo che conosce tutto di quello che può fare meglio di quanto lo conosca l'utilizzatore stesso. Cioè, in potenza, prendiamo un Barbanera. Un Barbanera è cresciuto accanto a Barbabianca. Sì. Quindi sa cosa sapeva fare il frutto Gura Gura molto bene, ma in mano a Barbabianca. Riuscirà Barbanera a inventare un metodo che sia magari diverso di utilizzare il terremoto rispetto a quello che ha utilizzato Barbabianca, in un universo in cui tutti quanti ti dicono che l'unico modo per utilizzare il Gura Gura è quello lì? A quel punto la scemenza di Rufy gli dà molta più libertà, scemenza ovviamente in senso estremamente positivo, certo, su essere un bambino, un bambinone, gli dà molta più possibilità di inventarsi modi nuovi di utilizzare il potere rispetto a qualcuno che magari sta lì, che si sta a studiare, adesso vado a recuperare quel frutto del diavolo che mi serve esattamente per quello scopo e quella... E metti che funziona meglio in altre maniere? Vedi Brook? Sì. Che quello era solo un frutto della resurrezione, gli è capitato per sbaglio di diventare un Lich ed è successo da qualunque i suoi poteri. Quello è autodeterminazione, quello è proprio il concetto, cosa nominata, cosa dominata. Okay. Tu nomini una profezia, hai fatto la profezia del Ragnarok, non puoi scappare, puoi fare quello che cavolo ti pare, non puoi scappare. Domanda, poi so che leggi saltuariamente One Piece, quindi adesso ti faccio più o meno uno spoiler, poi magari è una roba che ti ricordi e stai considerando, magari appunto non te la ricordi, quindi non la stai considerando. Ci sono i pescioni giganti, quelli che stanno nelle profondità marine, che sono 800 anni che si continuano a ripetere la data precisa in cui nascerà praticamente Luffy. Cioè siamo addirittura l'anno, cioè quella roba lì va oltre l'autodeterminazione, secondo me. No? Ni. Cioè, sono andati lì, hanno obbligato la madre a ingravidarsi di... In un mondo in cui la fantasia delle persone si è condensata per materializzarsi in un frutto, sì. Ah, tu dici che... Ok, no, ho capito. Cioè, là non mi vai a rompere il patto narrativo, oddio, perché se tu in tutto... Sì. Se ne esce Einstein... Cioè, capisci che c'è Luffy uguale Gesù a questo punto, cioè nel senso... Ed è per questo che io non voglio ricominciare One Piece. Aiuto. Cioè, se tu mi metti nel mondo la spiegazione poi tra l'altro interna di Vegapunk, che ti dice non so come, ma qualcuno è riuscito a condensare questa cosa nei frutti del diavolo e quindi riesci a creare una roba edibile che ti dà i superpoteri, che si rigenera col tempo, tra l'altro una volta che muore quello che ce l'aveva prima si va a rigenerare in una frutta qualsiasi. Se tu dai patto narrativo, mi dai questo e mi dici che però quello lì, quell'elemento lì, è frutto di coscienza collettiva umana, ci credo che 800 anni di pescioni giganti che si ripetono, Gesù Cristo nascerà il 25 dicembre dell'anno zero, sono capaci di influenzare il tessuto della realtà in modo da farmi nascere Gesù Cristo il 25 dicembre dell'anno zero. Quindi col senno di, cioè, ripensando e rigirando il discorso, invece, non so, prendiamo i cinque dementi che governano il mondo, che dicono, ah, dobbiamo prendere quel frutto prima che vada, finisca le mani di coso, alla fine, cioè, a son di ripeterselo, hanno fatto in modo che arrivasse a lui. È l'opposizione che facevano i padri della Chiesa a Dio. Cioè? A chi diceva che Dio non esisteva? A chiunque diceva che Dio non esisteva, un Sant'Agostino qualsiasi rispondeva, però tu stai discutendo di Dio. Tu continui a discutere animatamente e metti al centro della tua vita la discussione che Dio non esiste, quindi stai ammettendo che stai lottando una causa in cui altri credono
ammettendo che Dio non esiste, in realtà tu stai mettendo comunque Dio al centro della tua vita, quindi Dio esiste. Per questo ragionamento perverso... Sì, sembra un enorme supercazzo da filosofo. Sì, sì. Ripeto, poi ritorno nel mito norreno. Mito norreno. Odino fa di tutto per evitare il Ragnarok. Ogni passo che fa per evitare il Ragnarok lo porta inevitabilmente al Ragnarok. Zeus fa di tutto per voler bene i suoi figli, però nel frattempo qua e là se ne mangia uno. Nonostante lui sia vittima allo stesso modo di un padre che aveva paura di essere spodestato. Ti chiedo a questo punto, in Giappone hanno una visione di questo tipo a livello religioso? Adesso mi serve il mio admin Federico, che è proprio shintoista, okay, ed è molto più esperto di me. In Giappone è un puttanaio incredibile, perché devi prendere lo shintoismo, che è di base una religione animista molto rimaneggiata per motivi politici, storici, di qualsiasi tipo, molto a contatto con un sacco di elementi esterni nel bene e nel male, perché molti elementi giapponesi sono autoctoni e alcuni pensano che siano di altre parti, molti altri invece i giapponesi continuano a insistere a essere autoctoni, invece vengono dalla Corea, dalla Cina, dalle terre oltremare, e quindi destreggiarsi in vari modi di concepire il mondo è strano. Però in una cultura in cui il senso del dovere e la predestinazione esistono, alla fin fine dei primordiali ordinano ad altri dei primordiali di andare a creare la terra e questi obbediscono, poi si scopre che non sanno neanche come si fa sesso. Siamo in un sistema religioso, anzi mitologico, così. Cioè, c'è questa storia in mente... che comunque gente che viene inviata da una volontà superiore a fare cose parte anche senza saperne nulla. Ok. C'è un senso atavico di dovere, sì, di doversi muovere in direttiva. No, quello sì. Poi ti dico, comunque parliamo di un'opera con un target adolescenziale, questo lo dico sempre perché serve proprio come contesto per partire da qualunque... cioè partire per qualunque poi discussione che uno vuole fare. C'è anche dire, ha evidentemente una morale che deve essere positiva per gli adolescenti, cioè non puoi dire la vita è una merda. Quindi ci sta l'idea del parto da zero, se ci credo tantissimo posso fare qualunque cosa. Per cui arrivo al punto da modificare la realtà che mi circonda. È un concetto molto carino, un po' estremo, però carino. Però poi di contro, ripeto, cioè, se non sono destinato, tra virgolette, cioè se gli altri non credono in me, allora io come mi determino poi? Cioè, come mi autodetermino? Non posso. Cioè, se nessuno crede in me, io posso crederci tanto, ma non so se mi spiego. Cioè, ritorna sempre col... cioè, che per me, ripeto, è un cortocircuito e non capisco se lo è per me in assoluto o lo è in generale. Cioè, allora, se io fossi un lettore tredicenne, cioè proprio cerco di immedesimarmi in quell'età, e di qua... Luffy parte da niente, ha un frutto sfigatissimo, ma ci crede tanto, si allena tanto e riesce a diventare re dei pirati. Poi plot twist invece è predestinato, perché sono 800 anni che dicono che deve nascere quel giorno e fare quelle determinate robe, al frutto divino, e allora, cioè io però se non nasco col destino e il frutto di sto cazzo non posso fare il neurochirurgo. Sì, è il motivo per cui, allora, io già avevo smesso di leggere One Piece da parecchio. Quindi, quando è uscita fuori la notizia del Gear Fifth... anzi, una domanda, è Gear 5 o Gear Fifth? Gear Fifth. Ok. Poi tutti quando lo chiamano 5 e non so perché. Perché c'è il second, il third, il fourth, sarà fifth. Io ho sentito così tante volte in giro Gear 5, mi è venuto francamente il dubbio. Ah, ci sta, certo. Però non è fifth. Quando è uscito la notizia di Nika, Joy Boy, tutti condensate nel frutto che non era più il Gomu Gomu, ma era... non mi ricordo più il nome in giapponese. Vabbè, Ito Ito, modello Nika, to. Modello Nika, non mi ricordavo. La cosa mi ha fatto storcere il naso, proprio perché adesso tu mi puoi dire che Ruffy fa suo il frutto per mille motivi diversi, mi togli il... sottostato divino, perché in realtà quella è tanta volontà umana condensata a creare il mito di
Joy Boy, Mito di Nika, ok, però comunque non fila come discorso. Io la posso pure trovare una giustificazione, ma non è una giustificazione che fila liscia. Penso che il problema sia, sono passati 30 anni dall'inizio di One Piece, il modo di vedere il mondo e anche la progressione dei personaggi, dei protagonisti di un'opera, specie in Estremo Oriente, è cambiata tanto. Si è passati in una tendenza in cui il protagonista, se è un dio, non gliene frega niente a nessuno, anzi va tutto bene. E magari Oda si è fatto influenzare tanto da quel punto di vista, ma non ha, per il momento, coniugato bene il passaggio dal umano non predestinato che può fare tutto perché il destino è nelle sue mani a un qualcosa di molto più predestinato. Poi magari alla fine si limona Im-sama e rompe il destino in quella maniera. E limona con sua madre. È vero che sta quella teoria, beh... Vabbè, sono giapponesi. Sono strani. Ma sì, chi se ne frega. No, è che per esempio molte persone hanno fatto il parallelismo tra il concetto di destino e profezia in One Piece con per esempio quella che c'è in Naruto, ma secondo me Kishimoto in quello è stato molto bravo a scindere la cosa. Cioè Naruto è diventato il bambino della profezia perché si è impegnato, cioè chiunque poteva diventare il bambino della profezia se seguiva determinate scelte in un determinato modo. Cioè poteva essere Minato, poteva esserlo, oddio come si chiamava, Jiraiya? No, Obito. Nagato, sì. Nagato poteva essere, no, doveva essere comunque allievo di Jiraiya, no? Quindi poteva essere uno dei tre. Non proprio. Tu dici? Perché poi mettono tanto in rilievo il fatto di essere le reincarnazioni di... E quello è uno solo, può essere la reincarnazione di... Però anche Nagato era Uzumaki. Sì, ma non la reincarnazione. Allora, se mi dite che se tutto si limitava al fatto del chakra Uzumaki, mi sta bene, perché allora tu hai un pool enorme di persone che magari vengono pure sterminate per evitare, quindi l'unico sopravvissuto rimane l'unico ovviamente possibile, però lì proprio hanno insistito sul fatto che il predestinato è la reincarnazione di Ashura e la reincarnazione di Indra, con tanto di Madara che si tira fuori dal circolo delle reincarnazioni perché lui muore, rinasce, risorge, e quindi lui si è tolto di mezzo, è diventato un'entità facilmente manipolabile. Poi, men che meno con quello che è arrivato dopo e che sta succedendo in Boruto adesso, hanno combinato una porcata. Ho letto delle teorie, degli spoiler eventuali circa il Kyuubi e... Ah sì, dentro i Mawari. Io voglio morire, mi voglio impiccare. Ma vuoi vedere i Mawari che combatte? No, io voglio... Allora, da questo punto di vista... Ma comunque non è una teoria, cioè è per forza così, perché... No, parlano già di Baryon Mod, di Mawari... Ah vabbè, quello vabbè, però... Perdonami. No, quello che è, però che lei ha la volpe dentro, sì, cioè confermato. A me dà un sacco fastidio questa cosa, perché in One Piece è gestita molto meglio. Paradossalmente, okay, io ho raggiunto il potere divino, il rango divino e robe varie, mi hanno gradato le sfide, adesso sono usciti fuori i Gorosei che, madonna, cioè hanno il loro impatto scenico. Sì. Kishimoto o chiunque ha gestito il passaggio, la traslazione da Naruto a Boruto, no, di sto power level l'ha completamente dimenticato, no, perché quello... io voglio vedere Naruto a questa, se tu me lo lasci vivo Naruto... È inutile che me lo nerfi come se stessimo a giocare a Diablo 4. Diablo 4 l'hanno abbandonato il 90% dei giocatori perché hanno deciso il nerf perché i personaggi erano troppo forti. No, scusami. Regolami l'avventura in difficoltà rispetto a quello che mi ha dato. Non che tu mi butti meglio. 40, 50 ore, 500-600 capitoli di costruzione del power level di un personaggio in un'opera che fa della costruzione del power level la base, perché poi non sai come gestire un nemico onnipotente, cioè un protagonista onnipotente. Almeno in questo One Piece ancora si è salvato, perché per quanto Rufy sia Nika,
c'è tanta gente che anche risvegliando il fottore del diavolo riesce a tenergli testa senza essere Deicis in terra. Poi nessuno mi toglie che Lucci sia testata di poca, però vabbè. Che dice? Cazzo, è un giaguaro, c'ha il fuoco nero, è palesemente testata di poca. Grivita ha droppato, mi ha dato un'occhiatina ai Gorosei. Raga, se volete sabato prossimo esce il video. Fede, io come è uscito quel capitolo gli ho proprio mandato lo spoiler in gigante. Io stavo sul treno, mi manda sta cosa qua. Guarda che al ritorno dal viaggio mi sa che ci avrai da fare. Vabbè, d'accordo. Sì, ho fatto il mio dovere subito. Cioè proprio, ma non era neanche uscito il capitolo, cioè proprio la roba con gli spoiler gli ho mandato. Cioè, lavoro per te. Fanculo il tuo viaggio, no vacanze, no ferie, al lavoro a scrivere roba. Io l'ho preparato, sabato esce, dopodomani è già in programma, i patron hanno già visto il video. Ah, bene, così poi, così quasi me lo guardo in React come quello su Nika a sto punto. Oddio, l'hanno fatto già tutti quanti praticamente la videospiegazione su chi sono, però vabbè, io ho dato la mia, mitologicamente. Anch'io ho parlato a Spane. Poi tanto nel video ho detto, io intanto vi dico le quattro cose che so, aspettate Vittorio, che avevo già detto nel video, gli ho già delegato la rogna. Ma tanto diciamo le cose come stanno, le dico io così in caso la querela me la prendo io. E tanto la gente va su Wikipedia per fare i video di solito, quindi è sicuramente cosa più interessante dire tu. Allora, io mi sono riservato di approfondire un attimo l'uscione, perché avevo in programma di fare un video comprensivo di uscioni e non mi viene più in mente, oggi sto offuso, perdonatemi, lo yokai ragno donna, quella che si traveste da cortigiana per attirare uomini. Ah, sì, ho capito, che tra l'altro c'è anche Wano Kuni, ho capito. Mi viene più in mente il nome, perdonatemi, vengo da un giornata intense. Però ho fatto la ricerca, sono andato tendenzialmente su yokai.com. Jorogumo, giusto. Cioè, su yokai.com c'è tutto quanto quello che si può trovare su questi libri. Perché il curatore del sito è Matthew Meyer, che è quello che cura anche poi l'edizione di questi libri. Tendenzialmente è un ottimo punto per partire, però per esempio è difficile trovare informazioni sul Bakotsu, che è il cavallo spettrale, perché quello sta solo in una raccolta di 16 racconti dell'orrore che è introvabile, e ho trovato una menzione in un ragazzo che è esperto di cultura giapponese, ha già fatto il video di 16 visual, l'ho spammato nel video, ho detto scusa, è giusto, sono partito da là. Le ricerche le ho fatte, l'ho scritto in breve tempo il video, però non da Wikipedia. Cioè, meglio, il Feng Shi ho trovato su Wikipedia e poi dalla wiki di Nioh 2, il cinghiale Goki. Sì, anche io sono finito in quella wiki, tra l'altro. È l'unico posto dove andare a trovare tipo un'immagine, una rappresentazione, anche se poi lì la storia è tutta andata sballata, perché il Goki dovrebbe essere morto, invece nella lore del gioco è vivo. Non io, Wulong, Fallen Dynasty. Perdonatemi. Perché è dello stesso studio, è sempre del Team Ninja. Sto controllando la mia cronologia. Sì, ok. Sì, quello lì è il sito comunque. Insomma. No, anche perché poi, vabbè, per esempio il cinghialone, appunto, mitologia cinese, non è accessibilissimo trovare chissà che grandi fonte da qua, appunto, vabbè, togliamo Wikipedia, però cioè uno che cerca per fare il video in giornata non è che ha molte robe da cui attingere per il cinghialone, faccio per dire. Ah, ti dico due cose. Ho fatto uno short sui Koto Amatsukami. Ok. Ho fatto ricerche incrociate a robe varie su fonti però occidentali, quindi italiano, inglese, tedesco, e c'era scritto che i Koto Amatsukami hanno generato i Izanagi Izanami. Si volta ieri il mio collaboratore, l'admin che studia giapponese, cultura giapponese, sta traducendo tutti quanti i testi per conto suo, ha detto guarda che è sbagliato, da dove, ovunque hai preso l'informazione è sbagliato,
Kota Matsukami e Izanagi Izanami nascono, ma non hanno nessun rapporto di parentela fra di loro. Okay. Emergono entrambi in momenti diversi della creazione, ma non sono uno che genera l'altro. Però, cioè, su tutte le fonti occidentali c'è scritto diversamente, quindi andare a informarsi in Cina e Giappone senza sapere cinese e giapponese è praticamente impossibile senza sbagliare. Bene, bene così. No, ti capisco, perché per il progetto che ho fatto per l'Espresso ho trovato molte cose sbagliate, ma non dico per forza col Giappone, dico proprio in generale. Addirittura arrivando a capire qual è l'autore che ha scritto la cosa sbagliata e tutti gli altri che poi l'hanno riportato, cioè arrivare a quel punto lì, vedere il libro che nel 1968 ha scritto la cazzata e che nessuno ha mai verificato e poi tutti l'hanno ripetuta ed è diventata, cioè, come se fosse verità storica, capito? Però è sbagliata, perché poi andando nelle biblioteche in Francia si trovano che è sbagliato, quindi va. È la stessa questione di Joy Boy dal libro, cioè tutti quanti hanno ripreso a pappardella la stessa discussione, quindi tutti quanti hanno ripetuto, no, sta là Joy Boy è sì, ma la fonte che mi dice che in quel libro hanno fatto giusto qual è? Ugualmente, non so se hai sentito ieri in live, se ci hai fatto caso, a inizio live mi sono arrabbiato con un utente che è uscito il trailer giovedì, venerdì voteva l'analisi. Sì, il rant è durato parecchio, me lo ricordo. Cioè, io ero materialmente non ero a casa, ero appena tornato in realtà. Lucio aveva da fare, noi le analisi le facciamo sempre con calma per aspettare i notizi in più. Perché che facciamo la notizia, poi dobbiamo fare tre video per rettificare uno quello prima, è inutile. Noi non ci possiamo vedere tutti i giorni per fare video, non sono io che mi metto davanti alla videocamera in autonomia. Ci dobbiamo accordare, abbiamo ognuno gli impegni propri. È la stessa cosa qui, io capisco l'esigenza di fare il video il giorno stesso, capisco l'esigenza dei colleghi di fare gli articoli il giorno stesso, però la deontologia ci obbligherebbe a controllare le fonti prima di pubblicare un qualsiasi articolo su una qualsiasi testata. Poi potrei dire storie, specie dell'ultimo periodo, che mi farebbero uno radiare, uno denunciare, uno però farebbero accapponare la pelle a chiunque sentirà questa live. Mi astengo. No, ma ti dico, va, poi purtroppo, poi dico purtroppo, perché io non concordo, però è una visione abbastanza diffusa, cioè si pensa che su YouTube il Far West si può fare quello che si vuole perché tanto ha meno valore. Quindi non nominando neanche YouTube, io dico proprio, cioè, libri universitari con dati sbagliati. Sì, ma cioè, certo. Questa cosa è veramente imbarazzante. Poi te lo fai presente alla casa editrice e ti ridono anche io, ma zio, te lo sto dicendo, cioè, privatamente, così lo ristampate correggendo l'errore, viva Dio, avete nominato un'associazione che non esiste, cioè è una roba grave, vabbè, non importa. Possiamo calare pure l'asso del cavallo di Troia, però cioè, sono 5.000 anni che noi andiamo dietro col fatto che il cavallo di Troia fosse un cavallo di legno. Non lo era, a quanto pare. Era una nave che si chiamava Ippon. Noi non ce lo scorderemo mai più che cavallo di Troia era un cavallo, però non era un cavallo. Che bello. Io... Che era per Poseidone il dono, sì. Era in onore di Poseidone, sì. Tra l'altro c'è tutto una lore incrociata tra Troia, Poseidone, un casino. Tutto un casino. Però di errori del genere si fanno. È difficile reperire poi informazioni. Poi c'è da dire anche, Oda, tu puoi cercare tutta quanta la roba per spiegare, per giustificare tutto il resto, ma a me sembra proprio un bambino entusiasta. Cioè, lui legge quella cosa figa, la vuole mettere. Sì. E inevitabilmente là non ci arriveremo a spiegare tutto quanto, perché io non dubito che tra un po' mette un personaggio che lancia letteralmente una Kamehameha. Magari un tizio con il frutto Zoan mitologico della Minogame, che è uno yokai tartaruga, quello che ha ispirato Terapagos, il leggendario di Pokémon. Io me lo immagino che mo per onorare Toriyama metto un personaggio che lancia l'onda della tartaruga. Perché no?
ti dico, infatti, per esempio, dei 5 aste di saggezza, sono sicuro che il Vermone l'ha messo perché ha visto Dune e gli è piaciuto. Ma per forza. Beh, Sì. infatti, anche poi se guardi come l'ha chiamato a livello proprio di kanji usati, cioè palesemente ha usato i caratteri per indicare sta roba arriva dall'Occidente, cioè è l'unico tra i 5, non c'è una logica per cui ha senso quella scelta se non volevo fare il Vermone perché volevo farlo così. Mi Vabbè, ti piaceva. piaceva appunto, cioè, ma ci sta, è lecito, poi a me non è che frega particolarmente, infatti tante volte sorrido quando arrivano proposte di ipotesi a partire da regole troppo predeterminate che piacciono anche a me, ma un conto è la regola narrativa, un conto è dire voglio beccare la fonte di ispirazione. Come fai a beccare la fonte di ispirazione? Se tanto poi scegli, guarda Dune e ti mette il verme perché gli è piaciuto Dune. Sì. Tutto là. Io seguo su Instagram, su Facebook, tutte quante le pagine social dei ragazzi della zattera di Teach. Bastardi, maledetti. Loro stanno a speculare da settimane sul fatto del perché il verme è un verme delle sabbie. È bellissimo, però è lo stesso problema che succede nel Trono di Spade. Speculate, non sarà mai come state speculando. Cioè, non penso che. Magari poi la mette la logica post aver deciso di mettere il personaggio. Magari per davvero quel Gorosei tradirà tutti perché è l'unico che non è uno yokai. Allora si rivolterà contro X schieramento perché quello è l'estraneo. Sempre che. Magari sì, però per me è un bambinone. Oda mette una roba, la vuole inserire. Basta. Adesso, ora che ci penso, sono curioso di vedere il tuo video quando uscirà. Beh, esce sabato, ti ho detto. Sabato prossimo, sì, Ah, non dopodomani. questo. Ah, No, sì, dopodomani, dopodomani. dopodomani. Vabbè, lo vedrò settimana prossima che c'è Pasqua in mezzo. Che voglio vedermelo in live direttamente. A me ha spiazzato l'Itsumade, che non ha i baffoni, pur avendo il personaggio con i baffoni. Tra l'altro, l'Itsumade ha molte tradizioni, non l'ho detto neanche nel video, ma in molte tradizioni ha la faccia proprio umana. Sì, ma io, cioè, Quindi in molte illustrazioni lo vedi proprio con questa faccia umana e sì. i baffi, quindi ma c'è anche il personaggio con i baffi, ma falli la sua stessa faccia con i baffoni, è bellissimo. Invece l'ho reso solo pennuto. Infatti No. all'inizio, vedendo negli spoiler in velocità l'immagine, pensavo fosse più una roba mesoamericana, vedendolo di fretta, poi in realtà no, però Sì. un po' buttava lì esteticamente, dico, eh. Poi leggi Sì. Itsumade, lo ha chiamato Itsumade, è ok. Però, Sì, insomma, per là è, me lo poteva hanno chiamare messo proprio la Archeops ed era terra. uguale, cioè volevo citare Sì, sempre i sì, sì. Pokémon perché è uguale ad Archeops. Però, Sì. sì. Là ha avuto la conferma dal nome ufficiale, quindi non è che potevi speculare così tanto. Io ho visto teorie, perché informandomi sui Gorosei volevo anche approfondire un po', poi ho visto che avrei scoperchiato un vaso di Pandora non da poco. Però ho visto che c'erano teorie su chi potessero essere gli animali in cui si trasformavano i Gorosei prima del reveal, basati sulle regole dei cinque elementi, perché il simbolo dei Gorosei, numero 5, fa riferimento all'Ohnmyodo e tutto il resto, quindi insomma. E anche lì 3 su 5 c'erano per dire, quindi boh, vabbè, sì, non lo so, lì sono molto. Infatti ero di quel partito là, all'inizio. Anche per come scriveva il nome di Gorosei per i simboli nella stanza in cui erano, un po' tornava sempre la cosa del Wuxing degli Sì, elementi, però alla fine sì, sì. ha optato, ripeto, ha visto Dune e quindi ha deciso di smicchiare tutto. Va bene. Vediamo. No, no, ma Vediamo che infatti ci sta. succederà. Fintanto che si diverte lui, guarda, io sono contento. Piuttosto che si deprima e smetta di lavorare, tanto vale che No, si diverta e ma continui a fare. assolutamente. Più che altro tu, se dobbiamo vedere l'ottica di Eiichiro Oda che guarda le opinioni dei fan e gli emerge qualche voce strana, io non so che reazione. A quel punto diventa predeterminazione quello che succede in One Piece. Oda è libero di fare quello che vuole, ma se dà troppo retta ai fan, che succede? C'è cioè per esempio una roba che avevano detto i suoi editor anni fa, sarà stato 2018-2019, è che loro andavano in giro a spulciare le teorie anche in inglese, poi riportavano Oda e Oda apposta sceglieva di non fare niente che fosse già stato deciso, cioè o comunque proposto dai fan. Che per me è una cazzata, perché se tu hai pensato un'idea, portala avanti anche se è stata indovinata, cioè anche se Sì, diventa il segreto di assolutamente. Pulcinella,
però se, lo, cioè, se è coerente, è coerente. Invece diventa poi la sagra del ridicolo perché non torna più un cazzo se tu fai così. Perché una teoria di solito, se è sensata, si basa su degli eventi. Se tutto quello che è ipotizzabile tu poi metti altro, allora stai rompendo le regole della scrittura e mi urta. Però non so se lo fa ancora, non so se era una roba detta per, poi non vera. Boh. Madonna, spero vivamente di no. No. E ti dico, io un po' l'ho sospettato perché in quel periodo è stato proprio un periodo di un annetto e mezzo, 2 anni, in cui c'erano sempre due o tre teorie sugli eventi, e poi in un qualche modo tornavano sempre tutte e tre. Cioè non era nessuna delle tre al 100%, ma qualcosa di tutte e tre c'era sempre. E i tre proprio main topic di Reddit erano sempre confermati in qualche modo. Pensa a Sanji, c'è chi ipotizzava fosse figlio di una famiglia di mafiosi, c'è chi ipotizzava fosse una famiglia di assassini, c'è chi ipotizzava fosse una famiglia nobile. Tutte e tre. Tutte e tre. Cioè, capito? Per quello dico, boh, non lo so, è stato un periodo un po' triste, infatti io lì ho proprio smesso di fare videoteoria per parecchi anni, perché ho detto, vabbè, che senso ha tanto, poi fa a caso e allora non mi diverto neanche io più, no? Insomma. Io ho sempre paura di andare, di fare quel passo oltre, no? Perché tu quando analizzi un'opera nell'epoca moderna, quindi chi fa il nostro lavoro, comunque chi scrive o fa video per delle testate specializzate in questo genere di cose, analizzare un'opera significa per forza dover spulciare ogni virgola, per forza dover spulciare ogni sottotitolo, ogni possibile variazione di significato. Poi figurati dal giapponese che va ad analizzare i kanji, tutti i significati che si possono utilizzare per scrivere questo o quell'altro. Io mi riservo il diritto di essere terra terra in questo caso, perché non sono medico, non ho mai frequentato medicina, ma so cosa cacchio è il rasoio di Occam. Non posso stare sempre a pensare la cosa più elaborata. Se sento galoppare, se senti suono di zoccoli e nitrire, non è facile pensare a zebra, tendo a pensare a cavallo. Poi se è zebra rimango anche stupefatto, ma non voglio spingermi troppo in là. Tra l'altro questa cosa va in controtendenza rispetto al mondo del ghiaccio e del fuoco, in cui l'unico contenuto che possiamo portare, perché Martin non scrive una ceppa, è appunto pensare non solo che sia una zebra, ma che sia una giraffa, che sia un centauro, che sia un Kirin, che sia qualsiasi cosa più strana che sia dotata di zoccoli. Però funziona molto bene con Martin questo, perché ha un tipo di approccio alla scrittura diverso da Oda. Cioè Oda semplicemente non ti spiega le cose e ti porta a ipotizzare per andare a colmare quella non spiegazione. Allora, Ma Martin fa sì. teorie, cioè nel senso fa delle profezie vere e ti mette 4-5 personaggi che possono entrare nella profezia perché è stronzo, lui lo fa apposta. Sì, ma di Cioè poteva solito ci si può dire il gatto fermare di benissimo. Tommen. E no, ma quella è una cosa burla fatta da Alt-Shift-X, capito? Cioè, perché tu Sì, ma dovresti niente, passare. ma lo puoi fare, capito? Perché funziona. Lo puoi fare, ma perché tu spingi il dettaglio, io ti posso fare mo la spiegazione che in realtà Im-sama è il demiurgo. Im-sama è il Sì. demiurgo, i cinque astri di saggezza sono gli altri cinque Harkon, e ti faccio una teoria per cui loro sono i sei Harkon, il settimo magari è Sengoku che si è ribellato, Aokiji che non si sa che parte sta facendo, o Dragon che è il ribelle, e quindi mettiamo che Ruffy è Etere. Un personaggio femminile randomico, Boa Hancock, Nami, quello che preferisci, anche Cosa, anche Nico Robin, sia Luce, che sono le due essenze derivate dal creatore arrivate sulla Terra per sistemare e togliere il controllo della Terra ai sette arconti. E ti ho retconnato tutta la lore di One Piece in ottica gnosticismo. Te lo faccio diventare Genshin Impact 2.0. Però sono io che vado a prendere ad hoc quegli elementi di quella cosa che ha detto, quella cosa che ha fatto Oda o ha fatto fare a quel personaggio, e li riformulo a modo mio facendoli rientrare. Martin è andato fuori di testa per molti della community proprio per questo, per andare dietro all'enorme studio che fanno tutti quanti di quello che scrive. Quindi mo non si può più permettere di fare errori, sta nel panico più totale.
perché Martin è comunque l'autore che scrisse che stava arrivando una compagnia mercenaria a favore di Rob da Essos, e poi kinda forgot della compagnia mercenaria perché se ne dimenticò di aggiungerla, si dimenticò che esisteva questa compagnia mercenaria, era arrivata poi è scomparsa. Però non la ricordavo, aiuto. Sì. Il risultato è questo, perché poi Martin era molto attivo in convention, andava ovunque, e la gente gli rompeva le scatole, e Martin ci andava proprio dietro, era peggio di me, e io sono uno che si impunta con gli utenti di brutto. Giusto, fai bene, fai benissimo. No, perché poi fai la fine di quelli che sputtanano la salute dei figli sui social e non va bene. Ah. No, stare sempre sui social e fare impuntarsi su ogni questione di principio poi ti porta a essere lo stesso tizio che i tuoi figli li manipoli per fare cose. Non dico nient'altro. No, okay. Va bene. Abbiamo superato l'oretta, sono le 19:05. Io direi che possiamo chiudere qua il discorso. Ti ho rubato anche troppa vita. E poi siamo entrambi stanchi. No. Quindi basta. No, tanto modo, tra un'oretta vado di nuovo in. Ah, perfetto. Io tra un'oretta invece ceno. E poi dormo. Alle 9:30 vado in live, alle 11 stacco, alle 2 finisco di lavorare probabilmente, quindi vai. Alla grandissima. Per la chat, sabato alle 14? Alle 15. Alle 15 esce il video di Vittorio sui Gorosei, tanto il canale è linkato nel titolo stesso della live, per cui basta che pigiate, iscrivete. Ratnik, sì. Sì, non tantissimo, ma sì, ci ho fatto anche video, infatti nella teoria di Joy Boy, che stavi citando prima, io cito Shango, Chango, a seconda delle religioni che vai a prendere in considerazione, Candomblé, Santeria, Voodoo, quello che preferisci, il ceppo è lo stesso. Io la domanda non l'avevo capita, però di quello che hai parlato adesso mi ricordo che ne avevi parlato nel video. Non è una cosa di cui sono espertissimo perché non è proprio il mio ramo di competenza, io sono classicista, quindi rimango sull'europeo principalmente, europeo meridionale tra l'altro, perché tipo già miti artici e robe varie, quindi Groenlandia perdo, però sì, ho studiato un pochettino di Orisha, di religione Yoruba, di derive Candomblé, Santeria, perché è divertente vedere come dei della fertilità diventano Sant'Antonio. Ah, fighissima questa cosa. E Ogun, che è un dio super arrapato, siccome si festeggiava più o meno a giugno, nei giorni di Sant'Antonio, è diventato nella Santeria, tra gli altri santi, anche Sant'Antonio. Quello di Padova? Quel sì. Ah, sì, solo Sant'Antonio. Tra l'altro c'è tutta una roba strana che mi ha fatto incazzare tantissimo. Lo dico tanto, chi se ne frega, per chi non lo sapesse io sono cattolico, vado a messa e seguo ogni tanto quando non vado a messa perché problemi personali, familiari, la guardo su internet, su YouTube e guardo la messa da Sant'Antonio da Padova da qualche tempo a questa parte, dalla Basilica, e c'era la celebrazione in onore di Sant'Antonio Casamenteiro, che è una roba che viene dal Brasile, perché ovviamente viene dal Brasile, è diventata una cosa distorta in cui, da quello che ho capito, come hanno fatto sentire, hanno spiegato queste celebrazioni, è una roba in cui prendono i singoli e li fanno capire quanto sono sbagliati, perché non procreano, non si trovano l'anima gemella. Ok. Mi ha fatto abbastanza accapponare la pelle, però è praticamente Sant'Antonio Casamenteiro è una devozione che spingerebbe i credenti del Brasile a invocare il santo per avere l'amore della propria vita, poter mettere su casa, sposarsi e fare figli. Ma è una celebrazione in realtà che molto probabilmente si riferisce proprio a Ogun come dio dell'amore e della fertilità nel senso più sessuale del termine. Quindi tu hai fatto entrare in chiesa tramite Sant'Antonio Casamenteiro un dio che si stuprerebbe anche un buco scavato in terra. In realtà sono brasiliani, come i giapponesi sono strani, no? Quindi tu hai fatto comunque vincere il paganesimo, dottore. Te lo dico, qualsiasi tizio della chiesa che continua a dire che Harry Potter è stregoneria, voi avete fatto entrare a Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio Casamenteiro, che è Ogun. Rendetevi conto.
Maledetti padovani, nel dubbio. Non lo so, devo consultare il mio amico Veneto se posso dire maledetti padovani. So che i Rovigotti devo insultare per quel che riguarda il mio Pier Francesco. Allora, se tu sei di Padova devi insultare i Rovigotti. Ok. Però se tu sei di Rovigo devi insultare i padovani. O meglio, se sei di ovunque tranne che di Padova insulti i padovani. Infatti i trevisani insultano, cioè, maledetti padovani. Eh sì, perché... Ah, ok, è perché Pier Francesco è di Treviso, quindi... Ah, vedi. A posto. Allora. Andata. Sto sempre a casa. Sto circondato da veneti ormai. Io sto fa la campagna GDR. Siamo ovunque. Sto fa... Dopo la campagna GDR c'ho 5 giocatori, 4 sono veneti. Va bene, d'accordo, sono circondato. Noi ci riproduciamo per partenogenesi. Perché siamo tantissimi ovunque sempre. Facciamo così, vibriamo un po' e ci sdoppiamo. Va bene. È il nostro superpotere. Va bene, l'admin friulano, sì, giustamente, mister. Va bene, io ti ringrazio per la chiacchierata, ringrazio la chat, poi la live rimarrà pubblica chiaramente, quindi per chi se la vede in differita, se avete dubbi, domande, c'è lo spazio commenti, voi fate, poi obbligherò Vittorio a rispondere, perché sono una persona orribile. Se mi volete denunciare, vi lascio gli estremi, vi lascio il numero dell'avvocato. Lascia anche a questo punto l'IBAN, quindi se vogliono farti un bonifico. Ma guarda, se vogliono sono sempre ben disposto. Tanto quei soldi li butto in libri che costano 70-80 euro a botta, figurarsi. Non me ne parlare, sto recuperando roba, non me ne parlare, guarda. No. Abbiamo... Posso immaginare. Però forse mi butto 70 euro per prendere un action figure di Magic Knight Riot, quindi Dai. Forse li spendo per niente sui questi soldi, forse. Va bene. Buon fine settimana, buona Pasqua a questo punto, e ci vediamo settimana prossima, perché non farò più... Felice Ostara! E buona scorpacciata, buon pranzo. Si può dire? Ho evitato mangiare, non so. Te la dico in post live, addio. Va bene. Ciao.